i biscotti tipici di Modica si chiamano panadichi. Panadichi. Fatti con controfiletto di vitello tritato, cioccolato, mandorle e cannella. Il cioccolato conserva la carne per un mese fuori dal frigo. Sono biscotti da viaggio. Se qualcuno non ci dice che c'è la carne, non si capisce. Durano un mese fuori dal frigo. Così noi abbiamo tutte le proteine e le energie necessarie. Sono stati gli spagnoli a venire a Modica. Si usava anche vendere solo un quadratino. Come vedete, queste sono le formine del cioccolato. Ogni formina è fatta da 4 quadratini. Si utilizzava un quadratino per fare una tazza di cioccolata calda. Il nostro cioccolato è senza cacao e aggiunge lo zucchero. Questo è il cioccolato di cannella, il primo cioccolato con aiuto. Però, come vedete, in un primo momento noi non possiamo dire che questa sia la forma di una tavoletta di cioccolato. Per dare la forma di una tavoletta di cioccolato faremo l'ultima fase della lavorazione, che è la battitura. Io dico che assomiglia alla musica del cioccolato, ma voi potete verificarlo adesso. Vedremo il cambiamento dopo la battitura. Cannella e vaniglia sono le uniche tavolette da 100 grammi, anche il... Вот так делают шоколад на шоколадной фабрике в Модике. Possiamo vedere il cambiamento dopo la battitura. Le bolle d'aria salgono in superficie, così quando noi lo mangiamo non incontriamo il vuoto dentro. Ma è una tavoletta normale di cioccolato. È il lucido in superficie. La casa del cioccolato è la casa di tutti noi. Perciò possiamo iniziare ad assaggiare il cioccolato fatto in questo momento per voi. Passate i cucchiaini anche dagli altri. Quest'altra è vostra. Arrivano adesso i cucchiaini. Il primo assaggio in questo cioccolato è la granulosità dello zucchero. Dopodiché, prendi. Nel cioccolato a crudo, noi otteniamo tanti aromi del frutto di cacao, perciò noi consigliamo di farlo sciogliere. Come? Buona?